Buonasera a tutti e benvenuti sul canale. Stasera facciamo un unboxing, o mi sembra si dica così, su un paio di prodotti che abbiamo acquistato oggi. È un nostro piccolo investimento per migliorare l'audio che fa abbastanza schifo dei nostri video. Fanno schifo tante cose, ma l'audio in particolar modo. Quindi abbiamo acquistato il DJI Mic 2 e il microfono correlato, un lavalier mic che Alessandra userà dentro il casco. Adesso procediamo allo spacchettamento o all'apertura della scatola. Per far questo uso un bellissimo coltellino che qualche anno fa il Motoclub Firenze, BMW Motoclub Firenze, ci ha donato a fronte dell'iscrizione. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo cosa ci aspetta. Sono quasi emozionato. Sono curioso, soprattutto poi sarò curioso quando lo userò. Infatti. Allora, vediamo un po' se riusciamo a aprirlo senza rovinare qualcosa. Vediamo di litigare con la carta. Vediamo un po' se... Allora, abbiamo trovato il bundle della matassa. Wow! Ecco. Arriva nel... questo cofanetto spettacolare DJI. Carino. Vediamo un po' cosa contiene, anche se diciamo qualcosa so perché ho visto sul sito DJI cosa contiene, però scopriamolo insieme effettivamente. Allora, questo è l'astuccio dove vengono riposti gli auricolari e i trasmettitori. Questo è il metallo, dà veramente un senso di robustezza. Eccoli qua. E questi sono i nostri microfoni e trasmettitore. Poi dentro l'astuccetto abbiamo i famosi sali o silica gel per mantenere contro l'umidità. Mm-hmm. Poi abbiamo i famosi gatti morti da applicare ai microfoni o l'antivento, che dir si voglia. Gatti morti. Eccolo qua, vediamo un po'. Ora vediamo quanto dureranno. L'ultimo gatto morto, Alessandro, è morto durante il primo viaggio. Anzi, ne ha fatti fuori due. Sia quello della GoPro che quella del microfono. Due gatti morti. Dispersi, sono dispersi in Francia. Anzi, se qualcuno li trova in Francia o in Spagna, sono due gatti morti nostri. Sì. Poi qua abbiamo il cavetto per il jack, che deve sia per il collegamento dalla trasmettitore a una videocamera. E poi okay. Qui ci sono degli adattatori che vanno invece o per il telefono o per una USB-C per un eccolo, per adattare il trasmettitore all'iPhone o a una fotocamera, tutto quello che ha comunque un USB-C come attacco. Questo è il contenuto, veramente molto carina la borsa. La borsina è carina. E adesso apriamo anche il microfono. Adesso troviamo l'apertura. Gatto morto. Adesso troviamo l'apertura, ecco. Apriamo il microfono. Utilizzando sempre, ecco qua. Questo è quello che tu utilizzerai, te? Ma vediamo, perché forse proviamo, o io o te, uno dei due. È comunque in moto dentro il casco.
Comunque, io e te lo montiamo. E abbiamo già un altro, abbiamo un microfono della Rode. Con Ha i fatto gatti un buon morti, Fede. lavoro, però. Con il gatto morto, Sì. Fede. No, il gatto morto non mi ha perso. Ho perso No, l'altro. ha perso. Sì, quell'altro, quello che c'era Di installato. intassazione è installato, sì. Un gatto morto non è ancora perso, ma al prossimo viaggio si perde anche quello. State tranquilli. Anzi, se qualcuno ha dei gatti morti da applicare ai microfoni della Rode, sono ben graditi perché tanto sicuramente li perderemo. Siamo specializzati. Io sono specializzata. E niente, qui dentro non c'è altro a parte la scatolina dei sali Quindi c'era che praticamente soltanto abbiamo questo. installata, sì. Ci Solamente il sta. microfono, adesso questo non ce ne entrerà mai. Ecco, questo ho perso io. Ti hai perso quello? Quell'affarino lì, Sì, questo questo qui. qui. Questo ancora no, ma sì. Perché non l'avevo installato. Promettiamo che si impegnerà Diciamo perché non per i l'avevo prossimi viaggi. installato. In un viaggio un pochino più invernale, forse, perché mi faceva caldo, quindi Ok, non l'abbiamo perfetto. installato. Quindi questi sono il nostro nuovo impianto audio per i prossimi video. Vediamo se riusciremo a migliorare almeno l'audio. Oramai Per quelli tutto il della resto non abbiate speranza. Spagna sono andati con questo microfono, no, Abbiamo anche Merlino. Merlino Abbiamo il che. gatto che ci stira. Sul tavolino. E dopo questa presentazione del nostro impianto, e Merlino che continua a Berlino, vieni qua, strisciarsi perché tesoro. non Vieni qua. riceve da mangiare, il prossimo video sarà appunto fatto con questo e vediamo se riusciremo a migliorare ancora. Vi diamo appuntamento al prossimo video che magari realizzeremo con il nuovo impianto audio. Ciao e a Ok. presto. Anche da Merlino. Economica e in drive, quindi la moto sta gestendo il cambio da sola, che ho meno di un'ora perché alle 10 20 km al suo attivo, quindi è nuovissima Mi praticamente. sembra che l'audio sia migliorato molto. Voi che ne dite? Comunque, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un like. A voi non costa niente e per noi significa molto. Grazie.